Attenzione perché domani potrebbe essere un giorno clamoroso perché esce il film Fuori domani all'una, Menarca il film. No, addirittura! Qua siamo davanti a un capolavoro. Surreale. Chi è? Bellissimo questo, bravo a chi l'ha fatto. Perdiva un attimo di attenzione, 5 secondi e finiva la partita. Stavo per portare a casa 3 punti che sarebbero stati importantissimi. Cazzo, non riusciamo ancora a vincere. È Gabbo, bella, bella. Io pensavo un altro che era. Però cioè, per un attimo pensavo il padre di 11 metri. Sognavo. Entrano Gilmour e McTominay e nel frattempo ADL. Vabbè dai. Bellissimo. Ripropongo per gli assenti. Aia. Audio. Dico la mia, allora c'è la Noglu. Per me ragazzi assolutamente no, lo reputo abbastanza scarso. Non gli vedo questo grand dribbling nella grande corsa, un buon tiro, niente di che. Incredibile. Per me non è un top player, neanche un campione, è un discreto giocatore. Bravino. Concordo pienamente con Drew, avevamo parlato di Akumé. Per me la coppia dei centrali difensiva deve essere Akumé. No! Akumé? No! Concordo pienamente con Drew, avevamo parlato di Akumé. Per me la coppia dei centrali difensiva deve essere Akumé Brozovic. Guarda Drew come annuisce. Fisico della Madonna. I contrasti li vince tutte lui e sa trattare la palla. Sa trattare. Akumé. Ciao, no, invece no. Ma lui è da dove gioca Akumé? No, giusto per capire. Io non so se Drew è quella destra, però mi faceva ridere, pensavo. Ogni Santi sta aspettando il giorno di incrociare il Monarca, secondo me. Attenzione, Nervous Impact sempre. Questo. Allora, la Roma ha battuto il Real Madrid e non ce ne siamo accorti. Novità, pagelle velocissime in un minuto, Genoa-Roma. Svilar 7,5, Mancini 6,5, Indica 6,5, Angelino 7, Salemegra 6,5. Come? Sì, perché la peste prima che finiva la partita. Stile Leonardi. Sì, dico un minuto prima che finiva la partita. Sì. Mangiavo dei gol. Ha preso gol. Tanto 7 meno. Pellegrini 5, Baldanzi 7 meno. È entrato benissimo. Hermoso 7 meno. Sì, ha fatto la cazzata. E Maria ancora non aveva fatta Ciscio. Comunque ragazzi, è il compleanno di Camelio, e auguri a Camelio. Auguri. Fai Camelio. Ma come ti fa fare quelle prima che finisce la partita? Santa Madonna. E l'ho fatte io ieri, Ciscio, te l'ho detto. Almeno non le pubblicai, fa pure prima, basta che ne pubblichi però. Non l'ho pubblicato. Tu non hai capito che lui l'ha pubblicato prima che finiva. Ah, lui l'ha pure pubblicato. Perché sennò come si chiamano? Allora, la cosa che mi dispiace di più è vedere Oppini, se non fosse figlio della Parietti e il dottor Mustang. Tutto questo ti do ragione quando uno pensa. Adesso che Oppini un giocatore vero, che ama la tecnica, uno come Sensi renderà molto di più. Uno come Vesino, lui non dico che lo trasforma in Milinkovic, però se... l'ha trasformato in Milinkovic mandandolo alla Lazio, no? Domani il film, ricordo a tutti. L'inizio della stagione è vicino. Ve do un consiglio, cominciate a comprarvelo perché quest'anno ve famo girare il capoccione. Lui è veramente il mandante numero uno. Mamma mia, lui era già lì. Chissà cosa ha detto di Dobbik. Mi dispiace non sapere perché continua la serie, non lo conoscevo prima di oggi. Stessa cosa per Van Housen, l'hai data a Genova, va bene, quest'anno spero giochi titolare o semititolare, dimostri che è il vero erede di De Frey
e l'anno prossimo lo voglio punto fermo della rosa. Oh, mamma mia, ma se mette l'intenzione non le sbaglia tu. Ma come fai a non ridere in faccia? Beh, però domani, era un dai. Buon prospetto, era un buon prospetto. La vita è un circolo vizioso. Inter Fiorentina 4-0, Fiorentina Atalanta 3-2. Inter Atalanta 3-0, Atalanta Fiorentina 3-2. Sì. Giusto. Dai, ai, ai. Fattuale. De Rossi è più bravo di De Zerbi. Allora, buonanotte con questa perla. De Rossi è più bravo di De Zerbi, di Guardiola. De Rossi non vede proprio nessuno. Se la gioca solo un pochino con Simone Inzaghi. Aspetta, poi ci... Poi capite quando io dico che il popolo romanista è così. Quando il solito volgarotto dimostra di non utilizzare l'ASMR per dormire, ma per alzare l'inalzabile. Comunque è ingiocabile, Don. Mamma mia. Tipo le banane di Sonsia. Comunque posso, dire che... posso dire che secondo me capisce un sacco di calcio. Minchia. Oh, ma wow. Rispetto a chi, Manfred? A te? Eh? Ma insomma... No, può essere uno dei pochi al mio livello. Ok. Paura, non è un complimento paura. Che gli fai. La Serie A. At which he won 14 gold medals. Grande film questo qua. Pancho rapper con low budget. Lose Yourself. Look. If you had one shot, one opportunity, it's everything you ever wanted, one moment that you captured, just let it slip. Yo, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's vomit on his sweater already, mom's spaghetti, he's nervous. Carino, ti dico la verità che un po' tanta roba. Hardy, un po' bravo Pancho, bravo, grazie, grazie, l'inglese impeccabile. Oh, questa è bella. Il re dei senza luce. Il re dei pronostici Camelio con la partecipazione di Torre. Più per la finale, vediamo addirittura. Genoa-Roma, andiamo alle partite di domenica, 12:30. Prima partita è 12:30. Vediamo qual è il pronostico del Camel. Senza paura, 2. Ah, ma Camelio bravissimo. Cos'è? Sdraiato dall'altra parte? Sì, sì. 2. Ma come ha detto che non vince mai? Atalanta Fiorentina. Vabbè, dice, non hai capito. 2 secco, non ho dubbi. Ok. Ti dico per me è 1. Ah, beh, per me è 1, accetto proprio il Camel. Poi Torino Lecce. 1 secco. Come il massaggio. Non ne ha presa mezzo. Anche per me. Cagliari-Napoli, occhio al Napoli. 1. Cagliari-Napoli 1? Perché dai? Aspetta, vediamo la perla nel finale. Addirittura Monza-Inter. Che fa Cavelli? Derby Lombardo. X. Come X? Ah, minchia. Perché cambio? Perché Nesta era un grande calciatore, ma un allenatore scarso. 2. Bravo, bravo. Una l'aveva presa. Oh, mio.
La torre cambia risultato a seconda del programma in cui va. Ancora non hai capito, è ovvio. No? Così no? Poi vai quello che io l'avevo detto. Esatto. Bravo, torre, bravo. Allora, hai scoperto che diventi padre, scappi in Messico, ma all'aeroporto il poliziotto messicano non ti fa entrare. Però quello di prima comunque c'era da dargli un video. Bastardo maledetto, messicano di merda! Affanculo, mio cane! Ma come cazzo ha fatto? Ha rincoglionito! Che il direttore c'è la Formula 1, ragazzi, Pov, stai per farlo la prima volta con la tua ragazza, ma mentre stai venendo entra tuo padre. Io non ho parole! Non ho parole! All'ultimo! Era finita! Bellissimo. La partita era finita! Serviva un attimo di attenzione! 5 secondi! Centonze che prova il brano di Jolier. Boh. Quando come maestro hai il monarca. Conte e Lukaku sono due bolliti falliti vecchi che dovrebbero stare nel campionato arabo, che aspetta, oggi hanno vinto solo perché hanno messo un nano in porta e giocavano in 10. Ok, se no si erano presi gli schiaffi in faccia anche dal Parma. Paura. Allora, quando state per farlo e lei ti dice ho il ciclo. Poverino. Sciscione, prenda appunti, pronostico di Torre. Spera che per sbaglio non sbanchiamo l'Itihad. Ma che spera cazzo questo, devi sbancare? Perché se no, oltre a prendere il cazzo qua, lo prendi pure domenica. Ma che cazzo domenica, devi sbancare, coglione? Frate, se noi per sbaglio vinciamo col City all'Itihad, però non è tanto la parte favorita, se per sbaglio vinciamo all'Itihad, è finita. Vabbè ragazzi, ma è un campionato già chiuso questo. Sì. Ma adesso voglio sentire Simone cosa dice. Spoiler del prossimo signor Catucci, che gesto pronostico. Daud mi manca tanto, c'ho la pubblicità qua, hanno messo lo schermo della gara qua sotto in basso a destra, tanto c'è Hulk. Non sto capendo sto Reddit. I gesti, vabbè. Questo l'avete visto ieri? Sì. Basta. Minuto 8, cercano di far fuori lo chef. No. Dove c'è che di fare? Ciao YouTube, qui con voi Sale con Moggi, ragazzi. Siamo in un nuovo video oggi, ragazzi. Live reaction. Romero Lukaku. Oui. Questa è la vita, questa forse è la pescata più bella. Chi l'ha fatta? Ultra? Ah, stop.